Ben ritrovati qui sui canali di PG Sport per Game 2 fra Lil Sandbox e KT Roasters, dove i Lil Sandbox, con un gioco sporco ma comunque ben assestato, riescono a trovare la vittoria. Sì, hanno mandato vuoto una comp da scaling, non hanno mai regalato una lettura facile alla composizione che doveva giocare di reazione e questo alle volte basta. La comp che è più lenta a scalare, più lenta a entrare online nella partita è quella che deve appunto anche leggere meglio la situazione, visto che sta concedendo iniziativa all'avversario per le prime fasi della partita. Così non è stato, i KT hanno giocato davvero troppo schiacciati nella propria metà campo, concedendo tanto terreno ai Sandbox, tanto che i Sandbox hanno concluso con tutte le proprie torri ancora in piedi e sono riusciti a incastrare qualche ottimo teamfight grazie a una soluzione in draft davvero particolare, con un Kennen che non vediamo così spesso, ma che Summit ha saputo far brillare. Diciamo che ogni volta a fine anno, pre-mondiali, Kennen torna sempre in auge. Se siete tifosi, se non sbaglio, dei G2, The Shy dovrebbe farvi ricordare qualcosa, vado un po' a memoria. Il Kennen di The Shy fu qualcosa di opsi-dopsi, direbbero gli inglesi. E quindi ogni volta che arrivi lì dici, ma Kennen ogni anno pre-mondiali diventa forte. Attenzione, potremo avere modo di vederlo giocare proprio durante i mondiali, come si è visto tuttora. Dall'altra parte, invece, hai detto una cosa giusta a fine pre-pausa. Doran con Irelia doveva essere quel giocatore che dovevi prendere e dirgli: ok, Irelia, tutte le attenzioni ricadono su di te. Voglio che tu carri nella prima fase di gioco in modo tale che loro rallentino, e se rallentano loro, noi vinciamo. Esattamente, quello che mi auspicavo facessero con questo pick. Irelia in side lane non conosce rivali, semplicemente non conosce rivali e se la stiamo vedendo molto bannata anche in CK è perché si ha molto rispetto di questo pick. Di nuovo, avete visto voi stessi sullo 0-2-0 cosa è stata in grado di fare in 1v2 side lane. Se avesse avuto un po' più di supporto da parte della giungla o se non fosse incappata in quella schermaglia poi vinta dagli Sandbox su quel primo messaggero, avremmo visto forse una partita differente, con Irelia in grado appunto di consentire a Felix e Azir di avere spazio e di scalare di conseguenza, magari prendendo anche qualche torre, invece che lasciare a zero il computo delle torri raccolte dai KT Roaster. Va detto che i Sandbox, per quanto abbiano giocato una partita sporca, non convinti, un po' troppo attendisti quando potevano affondare il colpo, hanno comunque condotto una partita da vincitori, da dominatori, hanno chiuso senza torri perse, hanno avuto più uccisioni dell'avversario, concesso un paio di draghi di troppo, ma comunque ne hanno raccolti tre dalla loro. Quindi, che dire, hanno giocato da squadra che ha dovuto amministrare l'avversario e non ha voluto prendere decisioni troppo spigolose che rischiavano di comprometterne la partita. Ora però qui arriviamo al fatto nevralgico. Chi è il vero e proprio POG? Perché se da una parte uno potrebbe dire nessuno, a me viene da dire l'unica cosa che mi viene in mente è Summit o Con quella Effort, entrata, con quel flank. più Summit perché è lui quello che ha fatto iniziare il fight. Perché sì, nella prima volta è stato fuori posizione, però è quello che è stato più presente nelle kill, quindi kill participation più alto probabilmente, e soprattutto mi viene da pensare a come lui. Dovele, invece Croco ci sta al 87% di KP, ma soprattutto è lui che ha fatto sì che Summit non perdesse la fase di corsia così amaramente. Ho visto bene, ha tra l'altro ottenuto il 30% del danno alle torri, quindi decisamente autore di un macro game che ha consentito ai Sandbox di amministrare. È partito lui con questa schermaglia a impattare come solo Lee Sin sa fare. Poi di nuovo qua sono stregato dalla velocità con cui Fate inchioda, mette proprio il mirino a ricerca termica su Irelia, le fa full duration sterminio, full duration culling, in Nessuno su modo da Summit. impedirle. E Porto male che anche qui. dire? Facile, facile una volta che un tipo di comp come questa, che è delle due, quella un po' più veloce ad andare online, prende il sopravvento con una schermaglia di questo tipo, devi solo poi amministrare. Lee Sin è il classico pick che ti consente di farlo. È ovunque, è durevole, ha stordimenti, ha un buon danno sostenuto. È fortissimo. Semplicemente Lee Sin bisognerebbe iniziare seriamente a bannarlo laddove non sei lato blu, perché il lato blu Lee Sin first pick sembra essere la chiave di volta di questa seconda parte del Summer Split. C'è da pensare anche a come Lee Sin era stato buffato pesantemente durante MSI e quindi veniva perennemente giocato in solo lane, quando poi invece la scelta da parte proprio dei giocatori e del coaching staff dopo alcuni nerf è stata proprio quella di muoverlo verso la giungla. Lee Sin sappiamo
Anche il meta è totalmente cambiato, se ci pensi. Ora abbiamo campioni principalmente in giungla o che vogliono farmare per arrivare all'elo 6 e iniziare a diventare dei veri e propri carry, medisi Diego, o vuoi i campioni che ganchino molto presto, Lee Sin, Randall, mi viene in mente comunque anche Xin Zhao. Cioè, stiamo parlando di due stili di gioco completamente diversi che stanno dando in alcuni momenti di game, in alcuni momenti del meta, dei risvolti totalmente contrapposti. Andiamo su Effort. Secondo me è un po' derubato del titolo di PLG lo scorso game. Purtroppo i support fanno veramente una fatica incredibile a meritarsi il titolo di PLG, perché per definizione sporcano molto il KDA, non hanno troppi momenti in cui brillare. Devo dire, quel follow-up alla ulti di Kennen in spanciata flash è stato fantastico per Effort, ha messo proprio la pietra tombale sulla partita con quel follow up e forse meritava qualcosina in più. Ecco i KT che scelgono il lato rosso, come avevamo visto a inizio partita, a inizio BO3, c'è una incredibile statistica per i KT: 1-6 quando partono lato blu, 5-6 se non ricordo male, 5 qualcosa del genere, non ha molto senso che... no, in realtà ha senso che giochino più lato rosso che lato blu se vanno piuttosto bene, non lo so. Comunque era 1-6 sono sicuro lato blu, 4-6 lato rosso. Hanno perso lato rosso anche prima, hanno perso lato rosso anche prima, quindi sono di 5-7 o 4-7, ma è incredibile, non hanno un tipo di draft che beneficia del power pick d'apertura. Sono molto più contenti di prendere doppio pick reattivo al power pick, quindi giocare lato rosso in soldo. Quindi evidentemente grossa priorità sulle solo lane, spesso binomio jungle più una solo lane, vogliono avere il beneficio del counter pick e va bene così. Evidentemente alcuni team, anche i Gen.G per lungo tempo hanno preferito il draft lato rosso. È un po' particolare perché sono un po' un'anomalia. Sia i Gen.G nella prima parte dello split che chiedevano lato rosso, ora sono tornati a volere lato blu, sia i KT che a questo punto della propria stagione vanno a prediligere il lato rosso. È una partenza di draft uguale identica, se ricordo bene. Forse giusto l'ordine di Diana e Jay sarà invertito, ma credo siano proprio gli stessi man uguali identici. L'unica è Ryze? Forse sai che si sono invertiti Jayce e Ryze? Ci sta, ci sta. No, comunque. Jayce l'avevano bannato anche prima. No. My bad. No, Jayce l'avevano bannato anche prima in sandbox. E Ryze... per Gnar. Che... Ryze per Gnar, esatto. Però ci ha aperto questo Lucian che piace tanto a Fate, e perché non aprire con questo tipo di pick? D'altronde Lucian è veramente una safety net, una rete di sicurezza mentre fai volteggi in aria che non ti si toglie. Hai un tiratore che scala bene, che ha un power spike nel mid game, pardon, molto forte, ha una fase di corsia da bullo, è veramente the whole package, direbbero i nostri colleghi oltreoceano, è il pacchetto completo. Questo Lucian da mid lane o da top lane, che non abbiamo ancora visto però nel Mind di Summit, se mi ricordo. Partono i KT con un po' più di dinamismo. Ok, la Leona a me è sembrata convincente, anche se non aveva territorio molto fertile per fare il playmaker. Con un Lee Sin in giungla forse ecco che si incastra un po' di stile un po' più aggressivo. Quel Viego purtroppo era costretto a giocare abbastanza per se stesso. Viego era il quarto campione che voleva scalare all'interno di quella composizione, assieme a Irelia, Felios e Azir. Quindi forse un po' troppa enfasi sul late game per i KT roster, che infatti hanno perso molto in fretta il controllo sulla partita. Lascia aperto Gnar a Summit, pagano immediatamente le conseguenze. Prima tornata e già viene selezionato il piccolo Yordle. Croco Rumble non me lo aspettavo, ma devo dire che ancora una volta sul tema dell'assedio, che vai un pochino a guadagnare nel momento stesso in cui prendi Lucian first pick, Rumble funziona molto molto bene. Pensando anche al fatto che avendo scelto Rumble, hai bisogno di un top laner che ti porti danno fisico, se ci pensi. Quindi vuoi, diciamola in questo modo, rendere più diversificato il tuo output di danno, e se vai a prendere 2 AP è molto facile poi per il top laner, the KT Rosters o comunque il support, andare a buildare item da resistenza magica. Basta pensare, se vai a prendere una di carry che si basa sull'autoattacco, la Wit's End, la speranza perduta, è un item che sta diventando dannatamente forte.
LeBlanc, Dove l'ha giocata già molto in passato. Se non sbaglio, è stato più uno dei giocatori non solo a dare grande lustro a LeBlanc, ma a dare lustro anche al suo counter, ovvero quella Lissandra da Aftershock. Quindi, evidentemente, un giocatore che su questo binomio di campioni ha lavorato molto in carriera. Prosegue la seconda tornata di ban con i KT che vanno a rimuovere Kalista Rakan, che è proprio un pacchetto completo, una ottima botlane molto proattiva sulla quale andare a costruire un mid game esplosivo. Vogliono porre un freno a questo gioco esplosivo dei Leaf Sandbox, andando a togliere proprio Kalista. Kidd è giocatore da scaling, l'abbiamo già visto. Non è uno di quei carry che si trova molto a suo agio con carry da spellcasting molto veloce entrare in partita. Forse Zreal è il punto di congiunzione tra le due identità di campioni che ho menzionato. Lui ha già giocato in passato, credo abbia anche raccolto delle buone performance. Vado un po' a memoria e ricordo bene, aveva vinto un game con un KDA di 15 con Ezreal in passato, se non sbaglio nel suo match di debutto peraltro. Quindi evidentemente buona sinergia con questo campione, buon compromesso tra lo spellcasting da subito che fa comunque un po' di impatto sui draghi, che va a dare priorità, che va a mettere un po' i bastoni tra le ruote all'avversario, e comunque una buona ipoteca sul late game, un'eccezionale ipoteca sul late game, oserei dire. Quindi buonissimo pick per Five Kid, il solito over di Nasus per Effort, che sta ora overando però Taric, e Taric Varus mi strapperebbe davvero un applauso. Non penso che verrà preso Taric, anche se, ecco, ok, vanno su Yes. Gragas di nuovo, vanno su un engager molto forte, uno laner, come mi piace definirlo a me, che può essere ancora più utile perché quando hai Lognar, l'invelatore missilistico e la spanciata o barile esplosivo, allora il gioco diventa molto semplice. Dall'altra parte, i KT Roasters vogliono giocare un early game, super early game, molto forte. Vanno a prendere GP che contro Gnar a livello 1 con il suo Parlay. Mi piace dirlo, mi sa proprio di piratesco. E può dare fastidio al piccolo Yordle. Sì, decisamente è un matchup che si è visto molto spesso anche all'interno dello Spring Split. Si tratta di due campioni che non hanno necessariamente la più esplosiva delle fasi di corsia, ma che scalano molto bene. Nel caso di entrambi c'è il panic button per sventare i gank, nel caso di entrambi c'è lo strumento per bullizzare, nel caso di Gnar boomerang autoattacchi, nel caso di Gangplank ovviamente la passiva. O il Parley che procca Grasp, mamma mia che sciogli lingua, Parley che procca Grasp, ok, ce l'ho fatta la seconda volta, fiero di me. E per il resto contributo che Summit dovrà dare presenziando, ovviamente, teleportando, andando a essere in megaform nel cuore dell'azione. GP ha un po' il cheat, come ben sappiamo, può prolungare la sua presenza in sideline perché può contribuire globalmente con la ulti. Sicuramente ora un po' più allineate le identità delle composizioni rispetto al primo game. Hanno un ottimo teamfight entrambe, hanno un ottimo scaling entrambe. C'è da dire che però GP e Zreal, con il beneficio di una LeBlanc che può prendere e one-shottare qualsiasi target, perché lo sappiamo, è un assassino un po' atipico che scala molto bene, mi fanno nuovamente propendere per una late game comp vincente per i KT. Detto questo, lo avete visto prima, se i Leaf Sandbox dominano early e mid, Ecco che non c'è scaling maggiore che tenga non per i KT. fallirà. Siamo entrati sulla landa dei Vocatori e quindi, come sempre, signori della chat, uomini, donne, bambini, tutto quello che volete, avete il vostro momento di gloria. LSB win da scrivere in chat nel caso pensiate che vincano i Leaf Sandbox o KT win per i KT Roasters. Naturalmente le bet sono aperte, punti canale, possono essere vostri amici. Sono imbattuto in un tweet di LCK Global che dice: "Benvenuti nella LSB Bouncy House", che sarebbero i gonfiabili rimbalzosi. E hanno messo la clip di Gragas Effort che va a spanciare, a sbarilare un terzetto, facendoli rimbalzare come su un tappeto elastico, molto divertente. A proposito, seguite sia PG Esports naturalmente che LCK Global, c'è un bellissimo appuntamento settimanale sul Twitter di LCK Global con il LCK Toons, sono dei simpaticissimi e adorabili fumetti in cui viene riassunta la settimana di regular season competitiva e naturalmente che di playoff. Vengono dati insight sui pick, sui giocatori che si sono fatti vedere, sui match importanti, molto molto carino. Sicuramente LCK si segue molto bene, molto volentieri anche dai social, quindi fatelo, seguite. Matchup corsia centrale è un matchup un pochino differente. Allora, Azir può porre molta più resistenza con il poke della gittata, LeBlanc può fare questa roba qui, cioè all-innare. Andare a mettere un accorciamento di distanze su quale però deve essere pronta con il panic button dell'andare indietro,
altrimenti viene inseguita fino alla torre da Lucian. Un po' più complesso il matchup, insomma. Azir può sempre tenere la distanza, ad aver richiesto una scelta dei tempi molto cauta per andare a fare il trade, quindi sicuramente Fate avrà una lane un pochino più facile. In top lane, l'abbiamo detto, è un matchup molto bilanciato, molto alla pari. Entrambi applicano grasp dalla gittata. A un certo punto Doran dovrebbe riuscire a imporsi sull'ondata con i barili, ecco che scatta a livello 2 per primo per lui. Dovrebbe a questo punto amministrare abbastanza il top laner dei KT Rollster, ma si tratta di uno scaling matchup, non vorranno aggredirsi troppo in modo sfrontato. Bot lane invece un po' asimmetrica, nel senso che per Prince ed Effort c'è il beneficio dell'aggressione, occhio a Blank, mentre per Kid e Leona, quindi per Zera Leona, un po' più da giocare passivi. Sicuramente non puoi prendere priorità contro Gragas Varus, usciano molto meglio l'ondata sparandoci la OE sopra, però poi si apre quello scenario interessante del roaming di entrambi i support, perché Zera è ben contento di stare anche uno contro due. A quel punto Effort, che roama molto bene con Gragas, non sta lì a rubare esperienze inutilmente a Prince, lascia Kari giocare uno contro uno e vedremo i supporti roamare moltissimo. Prince e Effort comunque, come hai detto bene anche tu, grazie alla pioggia di frecce e alla freccia penetrante possono iniziare a dare fastidio. Croco sulla posizione dell'avversario, Fate ha utilizzato il suo scatto per allontanarsi. Qui Croco voleva giocare un po' con la disinformazione, la non conoscenza della posizione del jungle e dell'e-sandbox, poi viene scoperto, viene compresa qual è l'idea di base da parte proprio dei giocatori e quindi decidono di non lasciare questo... questo aggrogranchio ai KT Rosses. C'è ancora quello in corsia inferiore, può con calma Croco, dopo aver fatto questo campo, rientrare in base, o l'idea potrebbe essere anche quella di aiutare il piccolo Summit. Beh, è un matchup che non lo so, l'approccio che vedo adottare più spesso da parte delle giungle su questo tipo di matchup è di lasciar stare. O c'è un dive ovvio che rompe gli schemi perché uno dei due top laner sbaglia qualcosa, si fa accumulare l'ondata in faccia, altrimenti a patto che i due top laner giochino divinamente la laning phase entrambi, non ci sono molti spiragli per la giungla. Gnar, quando non è in mega, è comunque elusivo con il rallentamento del boomerang e la E per balzare via. Doran ha la movement speed dei barili e l'arancia. Sono abbastanza difficili da gankare, quindi credo proprio che i jungler lasceranno perdere. In bot lane, in compenso, c'è un ben di dio di danni e controlli sui quali lavorare, quindi occhio lì. Mid lane, forse da livello 6, Fate deve avere un pochino di paura. È su un campione abbastanza elusivo, ma le blank, controlli, allaccio, al burst e con un aiutino da parte di Blank si potrebbe divare. Mi aspetto in generale i jungler abbastanza cauti, se non per quello che riguarda, come dicevo prima, la bot lane, con tante possibilità per Croco di divare, soprattutto quando avrà liberato Remisist. Croco che a livello 4 ancora ci vuole un po' di tempo prima di pensare e vedere proprio Croco con il livellatore fare qualche cosa. Ha il raccolto oscuro e questo gli permetterebbe in teoria proprio la voglia, gli darebbe anche ancora più voglia di gankare nei primi momenti di gioco. Invece in corsia superiore c'è stato il recall e il teletrasporto a parte sia di Doran che di Summit. A livello di farm sono più o meno alla pari, infatti la differenza è solamente tra uno che ha preso il fulgore e l'altro che ha preso invece l'altro oggetto. Annientatore divino per annientatore divino probabilmente. Probabile che possa andare anche per una Trinity. Infatti, stavo pensando quello, GP. Però sì, sì. La Trinity purtroppo è stata messa molto in ombra dal momento di strapotere del Sunderer, ma pian piano gli analyst, i giocatori esperti stanno trovando una quadra, stanno preferendo alle volte la Trinity. È ancora, secondo me, gerarchicamente seconda rispetto al Divine Sunderer. Sunderer che offre davvero troppo sempre, Trinity un po' più, vogliamo, lo Gnar, l'arancia utilizzata, Croco non è ancora a livello 6. Summit vuole continuare, Fastbot con il boomerang lanciato, gli ritorna in mano, c'è sopra il sangue del pirata. Una sola kill, a tutti gli effetti, non ha contribuito in alcun modo Croco. Sì, Summit fa Summit quando ha Gnar. Perché gankarlo? È forte. Super clutch, da solo. Super clutch, quegli auto-attacchi spaziati divinamente, quel boomerang a chiudere molte volte, è proprio quello che condanna i giocatori di Gnar meno esperti. Quell'animazione è comunque tutto sommato lentina del boomerang.
Summit è tutt'altro che inesperto su questo pick, uno dei migliori piloti di Gnari in LCK, e di conseguenza mi sento di dire al mondo, visto che Gnari è proprio signature pick LCK, sempre popolare, sempre molto gradito. Vi vediamo alla prospettiva. Tanto rivediamo l'azione proprio. I danni che manda poi qui l'iperattività aiuta tantissimo, Oh! perché i danni che mette di iperattività è wow. Mi stesso un po' si sorprende, hai sentito? Ho detto wow, non si aspettava quel danno così forte, così alto. E è molto più vicino a Sunderer di quanto non sia Doran a qualsiasi dei mitici che voglia buildare, nel senso Trinity o Sunderer. E si mette bene, si mette sicuramente bene perché la top lane, l'avevo detto prima, doveva essere un matchup assolutamente equilibrato, da darsi per scontato che andasse a dare verdetto di parità, e invece Summit ha trovato una solo kill a tutti gli effetti, il che tra l'altro mette un po' di pressione ai KT, che ancora una volta hanno delle due formazioni, quella che scala meglio forse, ma che deve reggere il colpo in teamfight, e contro Gnar è difficile contestare il teamfight, quando in megaform quella ulti veramente risolve le partite. È forte subito col flash, ecco il barile esplosivo. Zeus morirà sicuramente, grazie anche al liberatore missilistico. Peccato che la kill se la porta il support e lì sandbox, ma diciamo l'ha utilizzato flash e ustione. Che vuoi? Non dai una kill per tutto quello che ho utilizzato? Sì, potendo sarebbe stata molto buona su Croco, sarebbe stato un altro bel boost verso il suo oggetto mitico che ancora manca, decisamente positivo. Mid game, ma non neanche mid game, proprio il post laning phase immediato, quella che io chiamo la fase di rottura delle corsie, vede sempre i sandbox trovare quel paio di uccisioni, quel messaggero che mette sempre il game sulla retta via. Pochi team sono così costanti. Anche i team più forti del CK non sempre hanno questo momento del game come fase brillante del proprio gioco, i sandbox sì, nel bene o nel male, primi pick off, più messaggero, sono loro e quasi sempre creano l'effetto valanga attorno al quale si sono giocati i sandbox, perché vanno a generare quella pressione su una torre, sganciano magari un top laner in vantaggio come può essere Gnar Summit, e da quel momento si può teamfightare tenendo costantemente il top laner nemico schiacciato in T2 o il mid laner in difficoltà schiacciato in T2. Poi in entrambi i casi, sia che si liberi Fate che si liberi Summit, hai una bocca da fuoco importantissima in teamfight che può giocare un po' più tranquilla di non perdere troppe ondate, di non perdere troppa pressione in mano. Intanto qui viene presa anche l'Herald, come potete ben vedere in basso, conquistato proprio da Croco. Gnar. Peccato. Se la torre avesse colpito anche l'ultimo minion, allora secondo me qui si parlava di prima placca trovata proprio dal piccolo Yordle. Dall'altra parte invece in corsia inferiore, placca trovata inizialmente da Prince e Effort. Prince che può fare danno da casa sua. Summit, basta poco, colpiamola quella torre, per favore. Tra l'altro, sì, al Demolish che era arrivato a poter proccare, ma non voleva tankarsi torre per attivarlo, giustamente. Poche placche, tutto sommato. Mancano 3 minuti. Potrebbe avvenire adesso una bella giocata di rottura con il messaggero ancora in possesso di Croco. Livello 7 per lui, alternatore nell'inventario. Questa è prima placca per Summit, che non è provvisto di teleport, però. Quindi deve iniziare a orbitare verso il drago, secondo me. Oppure vuole prendersi sempre più placche, avere un vantaggio anche a livello di gold per poter poi iniziare ad avere qualcosa. Va per il recall verso la base. Dovrebbe riuscire, non ti dico proprio a chiudere, ma essere lì vicino alla chiusura dell'oggetto. Annientatore divino, nel caso non l'avevate capito, è quella la scelta. Anzi, no, ha tutti i gold di questo mondo che gli servono per chiudere l'annientatore divino. Ora, qui Prince continua un po' a poccare. Ha 1118 gold in tasca da poter utilizzare. Andrà per la lama di Drakhtar probabilmente. Andrà forse per la chiusura diretta in questo preciso istante. Penso di no, non abbia ancora abbastanza gold dalla sua. Infatti, martello di Caulfield per poi continuare come meglio vuole. Può andare per la Maramune nel caso ne sente bisogno, oppure di andare proprio per la chiusura della lama di Drakhtar. Orbitano ora verso il drago, c'è grande movimento, vedo tanti ping sulla porzione nord della mappa, probabilmente temono quel dive ai danni di GP e ci vedono lunghissimo i KT roster, perché è proprio la top che Croco vuole liberare della prima torre, però, ancora una volta, il solito effort, fa d'ombra la rotazione di Blank e Dove e molto probabilmente costruisce il dive con l'aggiunta di un altro paio di controlli, un altro paio di bars di danni, proprio grazie alla presenza di Gragas. Però non credo sia stato visto in quel bush. Penso di no anch'io, però eccolo qua, vanno ad attivare subito l'occhio.
Doran utilizza la sua ultimate per essere sicuro, liberatore missilistico. Presa l'anima, subito barile esplosivo. Summit fosse stato ancora in versione mega, secondo me qui partiva l'ingaggio. Probabile, probabile. Molto bravi KT a vederci lungo comunque. Hanno riposizionato Davi in mid, ma hanno ruotato in compenso Zeus. Forse ancora meglio, visto che ho visto di tanti controlli questa Leona. Ho visto Fate, ho avuto paura per Dav, anche perché Dav poteva letteralmente prendere e dire «Hey! Vengo ucciso!» Perché lo sterminio poteva essere letale. Meno male, lo sterminio è stato utilizzato in precedenza, quindi fortunato lui, però ha rischiato veramente tanto. Tra poco sì, o meglio, tra poco. Lo ha già solo kill potential nei confronti di Lucian. Il problema è che Lucian è molto elusivo. Se non connetti con quella catena, con quel laccio, chiamatelo come volete, non hai poi l'opportunità di riversare tutto il tuo burst nei confronti di questo tiratore. Molto pericoloso per i danni che esprime, ma anche molto fragile. Quindi sicuramente Dav è contento di accorciare l'ondata. Ora effort ingaggiato da Zeus. Infatti effort deve scappare in qualche modo di là. Solar Flare, anche il catch del drago. Zeus trova la kill, peccato. Però qui i giocatori di LSB stanno provando a prendere più gold possibili, dato che il drago deve essere ormai fattore per i Katie Rolls. Oppure no, nel frattempo Trinity Force presa e conquistata, anzi acquistata da parte di Doran, conquistata ancora no. Però, guarda Summit come continua a giocare sotto la torre di Doran. Sembra quasi che ami giocare sul filo del rasoio. Giustamente, giustamente. Quando il top laner avversario è dedito a prendere la steed, ma questo è un principio di laning phase, vale in tutti i momenti della fase di corsia, in tutti i punti della fase di corsia. Quando l'avversario è rivolto verso i propri CS, è un po' come se stesse venendo stordito, perché è impegnato con l'animazione dell'autoattacco, è lì che col vantaggio di Gitatamar va a intessere tanti attacchi, tanti boomerang, attacchi di iperattività, portando basso Doran e setappando un possibile dive, o per se stesso in 1v1, o per un croco che può passare di là con il liberatore missilistico. Non sarà Proto, sarà Harvester per Proto. Un po' che non vedevamo Harvester, ma effettivamente su Rumble viene spesso preferito alla cintura. 1200 gold per 1280 gold, scusatemi, per i Sandbox, 0 per i Katie Rosters. Ancora loro non trovano l'impatto sulle torri avversarie. Intanto va per ancora più di armatura il piccolo Yordle in corsia superiore. Summit è un amante degli Yordle, su questo l'abbiamo capito tutti, ma soprattutto li sa giocare molto bene divinamente. Vediamo anche la differenza di 30 minion da parte proprio di Summit rispetto a Doran. Doran dovrà essere molto bravo e molto attento. Ora però c'è l'aggressione, di nuovo effort fuori posizione, barile esplosivo molto buono. Non ha però la possibilità di fare nient'altro se non cadere di nuovo, fortunatamente, dalla sua cella. Il fatto che dall'altra parte Summit va a prendersi la torre. Ce l'aveva, ma ha deciso di non utilizzarlo. Secondo me qua Effort si è davvero davvero arrabbiato col team, ha spammato punti interrogativi come se non ci fosse un domani, e sono d'accordo con lui. Questa volta non mi sento assolutamente di dargli alcuna responsabilità riguardo al proprio posizionamento. Semmai era il solo dei tre nella posizione giusta a presidiare quel messaggero. Non c'era nessuno in mappa, era compito dei suoi compagni capitalizzare sugli stordimenti di Gragas. Hanno peccato catena di averlo lasciato da solo. La corruzione, i danni arrivano, non sono abbastanza, però permette in questo caso a Croco insieme a Summit di iniziare questo Herald. Herald che verrà conquistato senza nessun problema. Summit, anzi Effort, sarà sicuramente arrabbiato, ma comunque i suoi ragazzi hanno preso quello che gli aspettava, tutto ciò che è loro. Stiamo parlando proprio di questo Herald che potrà essere utilizzato per prendersi una seconda torre. Peccato, pesano un po' queste due uccisioni. Quando il game è così bilanciato, quando non ci sono tante uccisioni nel game, è naturale che ogni singola uccisione raccolta poi abbia un peso specifico differente. Queste due kill che ha regalato Effort, suo malgrado, la prima un po' più colpevole, infatti non si è minimamente permesso di pingare, è stato tranquillo, sapeva di star prendendo visioni in modo un pochino avventato. Questa seconda, decisamente inutile, la presenza di Fate e Croco così aderenti alla top lane di Summit, che stava pressando la torre 1-0, e quindi sì, stavolta ha fatto bene arrabbiarsi col team. Dovevano essere molto più attenti, anche perché è stato molto bravo a livello meccanico Effort a far durare molto a lungo quella schermaglia. Si è riposizionato di spanciata, ha sbalzato indietro i suoi tre inseguitori con la ulti, ma non c'era nessuno pronto ad aiutarlo. Vediamo l'azione, questa è la prima volta, la prima kill, e il qui, flash di Zeus. E qui
Ok, e qui non si può dire niente. Hanno trovato un ingaggio di Xplash e Lama dello Zenith, impiegando tante risorse. Qui non succede niente. Questa volta ha tutte le ragioni di arrabbiarsi. Guarda come non abbia alcun senso la presenza di Croco e Fate sulla Trifrona. Non ha alcun senso che siano così avanti. E nonostante prenda davvero tanto tempo l'ingaggio, non sono pronti ad aiutare il proprio supporto che stava guadagnando visione sul messaggero. Quello era l'obiettivo del team. Siamo in una situazione comunque di vandaggio da parte degli Sandbox. La differenza di farm in corsia superiore, guardiamo anche in giungla, in corsia inferiore siamo pieno alla pari. Subito aggressione con anche la ultimate. Quante ne hanno utilizzate per trovare la vita di Prince? Ben tre ultimate utilizzate. Cosa potrà dare queste tre ultimate? Vi do io uno spoiler, solo la kill. Sì, comunque è un game di quelli molto compatti. Sarà Trinity per GP che ha partecipato a questa uccisione con una ulti, quindi ha raccolto un extra bonus, un'extra taglia. E un game a così basso numero di uccisioni vede i team ben contenti di impiegare tutte queste ulti anche per una sola kill. Poi una kill sulla di Carry, che fino a quel momento aveva il tabellino pulito. Stava andando sui suoi 10 CS al minuto, non aveva mai concesso un'uccisione. Invece si va a prendere la seconda kill blank, altro assist per Dav, primo assist per Kid. Ripeto, a così basse kill, queste uccisioni pesano tantissimo. Hanno fatto bene a impiegare tutte quelle ulti che ti. Frattempo, corsia inferiore, che ricordiamo la torre è caduta da parte dei Katie Rosses. Infatti, Five Kid rimane non totalmente di fronte, non vuole avere poi problemi che qualcuno possa andarlo a trovare. Riesce a scappare Dav grazie alla sua W. Molto buona la scelta da parte di Dav. Mentre Effort ha utilizzato il suo barile esplosivo, quindi sotto torre non ci sarà un vero dive potential, ma c'è comunque questo liberatore missilistico che può fare molto bene. Il culling utilizzato e torre che viene conquistata da parte degli Sandbox. Continua Croco. Attenzione, non ha più il liberatore missilistico, la corsia inferiore non ha più ultimate dalla sua. Ci sono invece le ultimate da parte di Zeus e Blank, quindi decidono di fermarsi, dicono ok, va bene. Presa la torre, abbiamo fatto il nostro lavoro. Torniamo indietro, il drago fra 2 minuti. Non moriamo adesso perché ci serve prendere e catturare visione. È un momento in cui vorrei vedere Croco premere un po' su questo acceleratore. È Amo evidente che Lego, abbiamo amo al che. momento la composizione più brillante di Vado, fight efficace in questa partita. Non c'è vado. No, non assolutamente potevi fare caos niente, a eh. questo ingaggio, flash e ulti. Il problema è proprio questo, che sono dei momenti della partita in cui devi abbandonare un po' l'idea di essere proattivo. Perché sai che dall'altra parte non ci sono state azioni che hanno costretto ai flash, alle ulti, e quindi hanno davvero tutte le intenzioni di spenderli su di te se sei la di carry. Forse Prince qui è un po' in campo ad essere così alto in mid. Comunque sia, è una partita particolare, è una partita in cui ci sono molte poche azioni, quindi appunto se ne vede, si vede grande dispendio di utilità, di ulti, di summoners su ogni singola schermaglia. Bisogna arrivare a un punto di rottura per i Sandbox. Giocare così passivamente fa il gioco di Doran Kid, che sono degli hyperscaler assolutamente pericolosi. Ora qui gli Sandbox continuano a mettere pressione sulle varie corsie, soprattutto quello Gnar può fare tutto quello che vuole nella sua vita nell'uno contro uno contro Doran. Se Doran non trova dei barili, allora Gnar con Summit può giocare come meglio crede, come meglio pensa. Infatti vedete la pressione che sta mettendo. La Maramule è completata finalmente da parte di Five Kid. Questo permetterà a lui di mettere un output di danni ancora maggiore. Però dall'altra parte c'è da dire i giocatori di Sandbox non hanno ancora fatto un vero e proprio team fight in cui puoi dire ultimate da parte di Zeus Brutto flare. che non ha effetto. Continua Summit a mettere pressione. Ultimate da parte di Doran. Il flash di Summit va a fare il tip tap in giro. Potrebbe provare a scappare in qualche modo sempre di noi. Nel frattempo Five Kid trova la kill. Ora attenzione, arriva il calcio del drago. Summit prova a scappare con il suo Gnar. Non sarà abbastanza. Troveranno l'uccisione anche su di lui. Quindi alla fine 2 kill per 0. TP istantaneo per l'ondata top da parte di Dav. D'altronde sì, con la superiorità numerica possono comunque prendersi il drago e si trattava di una bella wave massiccia costruitasi lassù. Tra l'altro dovrebbe avere anche l'opportunità di premere sulla prima torre esterna per i KT Roadster che ancora non raccolgono torri a 22 minuti. Grande testimonianza del gioco macro aggressivissimo dei Sandbox. Se riusciranno in solo tre uomini a contendere questo drago.
Beh, no, Fake Kid. Meglio scappare, no, Fake Kid. E come hai detto bene anche te, era molto difficile. Drago conquistato. Drago della nuvola. Il drago scelto Fate muore. Hai riso tu? L'ho deciso io, infatti vive. Esatto. Prediction man. Sono famoso per quello. E non me ne vanto così tanto, ma alcune volte me ne devo vantare. Come in questa. Sta trovando veramente una. Secondo me, sempre dei buoni angoli su questo campione. È un campione molto delicato, con alto DPS, alta mobilità. Ma quando hai tutte queste responsabilità, tutti questi valori sul tuo campione, vanno usati bene. Devi dimostrare di valere il first pick lato blu. È una responsabilità enorme. Fate, secondo me, sta assolutamente dimostrando di essere ormai asceso a un primo tier di midlaner LCK. Dopo una stagione molto difficile in cui veniva additato come principale problema dell'Eve Sandbox, è finalmente arrivato a un punto di eccellenza, secondo me, davvero di merito e di tier 1 midlane LCK che non guasta avere a questi livelli. Il fattore interessante sono due. Uno, trattoria 1 e comunque il vantaggio è risicata 200 gold. Pensa se arrivano alcune kill per gli LSB o alcune torri per i Kitty Roasters. Staremo parlando di un game totalmente diverso in questo caso. E vorrei farti Quanto notare gold? l'Eclissi per Varus. Catena della corruzione, va per Oh, Isola scelta Freljus per particolare. bloccarlo. Mi arriva il liberatore missilisco, il flash subito con il suo ultimate effort, fa forse la giocata, riescono Ah, però in questo santo. momento i giocatori dei Kitty Roasters a fuggire in qualche modo. Non aveva il meter per la Mega Form Summit. Sperava con l'ultimo boomerang scagliato di poter sviluppare la forma Mega in volo. È stato decisamente frettoloso. Non ha aspettato di avere davvero la forma ed è finito nel mezzo della formazione nemica ancora in forma mini. Piccolo Yordle, facile uccisione. Grande Yordle, grande teamfight. Prince ora va a pulire ancora. L'unica cosa positiva in questo caso è che Prince rimane sui 10-11 CS al minuto. Quindi guardiamo l'azione perché, a dire il vero, l'ingresso è stato molto buono. Molto buono, sì. Effort ha trovato un angolo perfetto, ha fatto partire il fight con tre degli uomini dei KT decimati su un terzo di punti vita. Summit ha veramente sprecato quanto di buono fatto da Effort con un ingaggio decisamente troppo frettoloso. Qui si va a giocare verso i Burn and Ashore. Effort prova a pulire. Maramune completata anche da parte di Prince. C'è però in corsia superiore Zeus e Blanc che stanno provando a chiudere o comunque stanno provando a mettere ancora più pressione. Effort devono andare in tre per ripulire questa parte di giungla. Diventa molto difficile. Bellissima questa freccia! E questa possibilità arriva anche il liberatore missilistico, Five Kid, in difficoltà. Catena della corruzione che ha fatto molto bene. Doran sta muovendo verso questa zona di mappa senza problemi. Dove vuole andare per il flank. C'è Summit, sta arrivando, però ancora la sua forma non è mega. E questo vuol dire che gli LSB devono attendere, fare adagio piano piano. Devono adesso trovare il teamfight per rompere il game, però i Sandbox stanno pericolosamente veleggiando verso un late game che favorisci. Hanno rischiato nel game precedente una sorte analoga, stanno questa volta che ti giocando un pochino più composti, non regalando facili inserimenti agli LSB, non stanno gli LSB andando a segno ogni singola volta che provano un ingaggio a differenza del game precedente. Stanno rosicchiando il vantaggio e stanno addirittura sopra i KT a 25 minuti, ormai 26, seconda torre da loro acquisita, e computo di 6 uccisioni a 2, pari draghi, è un game molto lungo sui draghi, a 26 minuti ancora va raccolto il terzo drago della partita. Questo è tutto quello che volevano i KT da questo early to mid game. Ormai siamo alle porte del late game, abbiamo un Aleblanc 003, abbiamo 300 CS, 201 Ezreal, si mette bene per i KT. Però sempre occhio a quella combinazione, Gnar ulti, liberatore missilistico, sterminio, tenere dalla corruzione, Gragas, hanno veramente un teamfight super esplosivo gli LSB. Devono stare però attenti anche gli LSB perché a livello di teamfight dall'altra parte c'è Nana Bizz e Fecaccio del Drago.
poco di sbarramento da parte di Doran, c'è l'ultimate di Five Kid, Dava può andare a chiudere su una persona, la fiammata solare, teletrasporto in questo caso da parte di Dav, che è molto interessante. Vanno per il drag i giocatori di LSB. Forse si possono muovere i miratori missilistici molto buoni insieme anche allo Sterminio. Entra subito, Zeus verrà preso e ucciso. In questo momento potrebbero provare ancora, ma decidono di fermarsi. C'è ancora Lognar a disposizione, il Wall Splat a disposizione di Summit, che decide però di non andarci perché vogliono questo obiettivo, vogliono questo drago. Riusciranno a scappare i giocatori di LSB? Certo che sì, riescono a scappare con lo scatto di Fate e comunque la possibilità. Ah, Prince, questa fa male. Non vedeva, ci ha provato. Questa fa male. Oh, Dav, Dav. No. Non ha visione, non vuole rischiare. Oh, Dov'è in quella fase in cui Fate. Oh, veramente bellissima questa rende one azione. shot? Bello, mi è piaciuto Fate che ha utilizzato la sua tempesta impetuosa per scappare dal primo tentativo di iterazione e poi subito lo scatto dall'altra parte per dire. Non sai da dove mi sposto io. Happy Feet per Fate. Dicevo prima, è un assassin atipico, se vogliamo, LeBlanc, perché conserva un elevatissimo potenziale di one shot anche late game, a differenza di altri campioni che pian piano perdono la presa, no? Assassino un po' la definizione di campione con un early e un mid game molto esplosivi che poi perde qualcosina in late. Ecco, non LeBlanc. Non LeBlanc assolutamente, grazie alla sua grandissima mobilità, è sempre in grado di mettere il danno anche senza committare un vero e proprio all-in. Sullo 003, 265 CS, mette parecchia paura a Fate Prince. Effort, Croco, Fate vengono visti da una ward, infatti Zeus inizia a spostarsi, c'è Blanca che ha deciso di iniziare a prendersi questi Krag, fanno sicuramente comodo. Solar Flare, prova ad andare su Mr. Clancy. Croco che deve flashare, Oh distrutto, mio e qui Dio! verrà distrutto anche Prince con il flash, prova a salvarsi, c'è Effort che vuole fare buona guardia, arriva anche Fate, vanno con lo sterminio, c'è il teletrasporto, c'è Summit che è quasi vicino alla forma di Rage e potrebbe fare veramente molto male, attenzione a quello che può fare, trovato la kill su Prince, Blanca riesce a scappare, forma mega di Summit potrebbe essere pericolosa, trovato la kill da parte di Five Kid, rimangono Fate e Summit, vengono visti, vengono presi, vengono messi quasi al tappeto tutti gli LSB e lo faranno quasi sicuramente. Prova ora Summit a prendersi la vita di Doran. Non sarà abbastanza. Dav troverà la kill insieme a Doran. E rimane l'ultimo sopravvissuto, Fade. Grave errore degli LSB inseguiti sino alla tana del barone, ma dove non sono in grado di fightare perché hanno appena concesso il pick-off. Tardi la ritirata degli LSB, molto probabilmente questo sarà barone per i KT roster e a sto punto il biglietto per l'ultra late game. La composizione dei KT roster eccelle, bello che è strappato, vidimato e messo al caldo nel portafoglio. Il reattore missilistico che non troverà nessuno. Barone Nashor che viene quindi alla fine conquistato. E vediamo l'azione. Tutto su questo pick-off ai danni di Croco. Stavo parlando giusto nei secondi precedenti a questo misfatto del potenziale di one shot di LeBlanc anche così avanti nel game. Ecco che arriva lo one shot praticamente su povero Croco, determinante nella lotta per questo barone. Blank gestisce molto bene i tempi. Si muovono veramente in coordinazione totale i KT per mandare a vuoto le spell che gli LSB tirano in preda al panico per pura ritorsione, per sperare di trovare un disingaggio. Anche qui, tra poco, Doran sidestep sul macigno, continua l'inseguimento e per quanto venga inchiodato a muro, è subito pronto con l'arancia e via di nuovo con il segno di fila. Altra kill per Doran, 2-1-4 se non sbaglio questo gangplank. Un altro carry da late game importante per Arriva la sua ultimate, subito vogliono andarsi a prendere anche la vita di Fate. C'è il liberatore missilistico per provare ad aiutarli. Summit in forma mega ora, ma guardi i danni che gli mette Five Kid con ben tre oggetti della sua, anche l'item difensivo. Ormai si sa che Ezreal ama il dare questo terzo oggetto. Hanno il barone Nashor, hanno possibilità di sigillare. E qui si trovano un po' in difficoltà gli LSB. Quel barone inesorabile per i KT, hanno anche un ottimo poke, un ottimo mordi e fuggi. Ezreal con Dav molto forti anche in fase d'assedio i KT. Che infatti stanno aspettando, arriva subito il Grande Kaling da Fer di parte di Zeus. Fate.
i danni li mette, ma non sono abbastanza. Liberatore missilistico. Non c'è un vero e proprio follow up. Anzi, è Summit quello che sta per essere follow upato. C'è la stasi da parte di Croco, ma ci sarà morte certa proprio per lui. Riesce a fuggire in qualche modo. Ok, allora, Doran arriva. Poi calcio del drago. Summit in versione mega. Non può entrare. Non c'è nessuno che lo può seguire. Può provare a trovare il follow up. Prendono comodo i KT, ma è un game avviato ormai alla sua fine. Non tanto per il vantaggio che c'è tra le due squadre. Sono buoni, ma non definitivi. Questi 6500 gold circa, che separano le due squadre, non è finita qui. È un minutaggio tale per cui non è tragico. Il problema è l'identità delle due composizioni. Sandbox, molto più mid-game fight oriented, in ultra late non hanno delle botte da fuoco da danno sostenuto all'altezza di Ezreal, PGP, ma anche forse solo di LeBlanc. Dovevano chiuderla prima, dovevano giocare un pochino più aggressivamente attorno alla ulti di Gnar, attorno al liberatore missilistico, attorno a Gragas, allo stemio di Lucian, insomma a tutto il proprio quintetto che aveva lo spike a intorno a 23-25 minuti. Ormai siamo assolutamente in zona KT roster, sono dei carry davvero difficili da raggiungere e da buttare giù. Tra l'altro finiscono col buildare anche in modo molto difensivo, come puoi ben vedere Ezreal con la build blu, la cosiddetta build blu, arriva ad avere anche Frozen Heart, arriva ad avere Divine Summer, sono statistiche difensive molto preziose. GP ha buildato una miriade di punti vita, l'ho visto anche di Sterak, 4 getti interi e mezzo perché c'è già Tiamat. Sono veramente a inventario pieno i carry dei KT roster. I T che però non devono fare l'errore di tenere sotto gamba i Lee Sandbox. Sappiamo che, abbiamo visto anche in precedenza, un teamfight ha cambiato le sorti di una partita che sembrava essere presa e conquistata da parte dei KT Rosters. Però, in questo caso bisogna dire, il vantaggio da parte degli LSB è ancora meno, anzi, sono dietro i giocatori. Solar Flare molto buono, arriva anche il barile esplosivo per scappare. Il Culling prova a mettere danni sugli avversari. Summit deve scappare con il swap. Torre conquistata nella parte bassa della mappa. La TR2 è stata presa. Non sono più a zero torre. I KT Rosters sono a ben 6. Decisamente. Hanno preso il deficit di 3-0 e l'hanno trasformato in un vantaggio di 6-3, se ricordo bene. È da quanto gli LSB sono a 3 kill e 3 torri che non raccolgono né una torre né una kill. Dimostrazione di come la comp di KT abbia decisamente il vantaggio in queste fasi della partita. Prince è su una build da poke, da letalità. A sua volta il modo in cui opera Lucian è più da burst che da danno sostenuto da AD Carry. L'eccezione fatta per il Culling, che però ha un cooldown molto lungo. Occhio, questa onda sonica che connette. Non va all-in, non va all-in, vuole aspettare. Vicino. Poi mancherebbe il danno, è comunque un campione abbastanza elusivo. Rischiava di andare a chiudere la Q2 con un Lucian sotto torre. Molto, molto serrato il ritmo della partita adesso che KT sanno di poter giocare aggressivamente. Non stanno tardando ad andare sulle ondate in sideline, non stanno tardando a gruppare per gli obiettivi. Sono dei KT totalmente diversi da quelli dello scorso game. Sanno di essere in condizione di fightare, sanno di avere adesso il coltello dalla parte del manico. 35 minuti, 65 a 57. L'unica cosa che mi viene da dire è: più il tempo passa, ricordiamocelo, più la differenza di gold diventa inutile. Ma qui stiamo parlando di un team che sta totalmente dominando la landa degli evocatori, quindi pare difficile che il mio discorso possa andare veramente a genio. Idra Titanica per Doran, interessante la scelta. Non ha dei veri e propri oggetti tankosi da dire che la Titanica Adra può avere un successo immenso, però comunque un oggetto che dà anche lei degli HP in più. E Doran ama sguazzare in mezzo al fight con la sua pistola. Computo DCS che tra l'altro è destinato a dare sempre più ragione alla composizione di KT. Non è tanto il vantaggio che Lucian ha sulle Blank, perché le Blank una volta che raggiunge il soffitto e raggiunge la chance di one-shottare, poco importa. Dall'altra parte non è che Lucian andrà a buildare resistenza magica per contestarla, quindi poco importa. Molto più importante è il vantaggio che chiede nei confronti di Prince. Già Prince è un carry da poke, da burst, da spell che fa danno.
Il downtime di Five Kid è nullo, continua a tirare delle lavatrici in testa agli avversari. Relatore missilistico molto buono, deve scappare, solo Alfredo è utilizzato. Attenzione a Fate che deve utilizzare la stasi. In questo momento arriva la fight che potrebbe essere fatale per una squadra o per l'altra. Eccolo Dava che entra subito all'interno. Verrà ucciso tramite la ultimate di Five Kid, proprio Summit. Due uccisioni perché anche Fate cade. Cadrà probabilmente anche Effort in questo preciso istante perché si trova veramente in difficoltà. Sono molto difficili, Dav! Va a squagliare Prince e qui, signori, si andrà a game 3. Molto probabile, dovrebbero avere gli estremi per il push verso la base nemica, una situazione di 5 contro 1. Hanno giocato molto bene KT. Quello che hanno fatto con poca convinzione, poca coordinazione nel game precedente, sono riusciti a farlo in questo game. Hanno concesso pochissimi kill ai sandbox e quando hanno lavorato come quintetto hanno praticamente sempre portato a casa degli ace senza perdere soldati per strada. Quindi davvero molto bravi. Kitty roster hanno ancora una volta giocato la comp che delle due scalava meglio late e hanno punito i sandbox. Forse per i sandbox è tempo di trovare ancora una volta un po' più di vena late game per rispondere KT. Non è mai troppo bello avere la comp con l'onere di chiudere pronti via, perché anche solo una brutta schermaglia, un brutto teamfight può significare la fine del game. Ci sono alti e bassi nel giocare questo tipo di comp. Naturalmente il basso è che se non vinci in fretta poi late game perdi. Ma la cosa positiva che ci fanno vedere molto spesso i team che operano con queste comp molto bene è che non inizi nemmeno a far giocare l'avversario, come è successo nel game precedente, d'altronde per i sandbox. Vediamo se riusciranno a proporre un game simile al game 1, nella bella, nel terzo game decisivo, o se cambieranno proprio registro e proveranno a contendere la partita un pochino più sul piano del late game fight. Sarà interessante vedere nei game 3 cosa succederà, perché gli sandbox possono decidere di ritornare per la terza volta in blue side. Sicuramente questo renderebbe felici i giocatori, anzi, coaching staff dei KT Roasters, che ora stanno controllando un po' quelle che sono state le azioni per comprendere bene quale sia la scelta, comunque la posizione e tutto il resto. Mi viene da pensare anche come questa volta ci hanno provato di nuovo gli LSB a giocare nello stesso modo di prima, confusionario, non dare punti veri e propri di riferimento. Questa volta che tirò stessi punti di riferimento se li sono presi con le forze, con le unghie e con i denti. Assolutamente, sì, hanno giocato decisamente più in avanti. Io lancio sempre questa provocazione, parlo sempre di doversi guadagnare il diritto a scalare. E per quanto sia una provocazione, un'esagerazione, è parzialmente vero. Non puoi giocare passivamente e sperare che l'avversario non si prenda il vantaggio che ha a livello di composizione. È naturale che una composizione con questi campioni prema verso le tue torri, provi l'assedio, hanno buon poke. Hanno delle abilità che ti vengono a prendere dietro alla torre, da quanto lunga è la loro gittata. Hanno controlli che ti vengono a prendere dietro alla torre, come può essere un Gnar che salta in avanti, trova il wall splat, come può essere un barile di effort, come può essere un flash spanciata barile di effort, cosa che ha fatto molto bene nell'arco delle due partite. Altro punto saliente della loro draft era sicuramente la chance di splittare 1-3-1, quindi anche senza trovarsi a quintetto devi fare i conti con un Gnar che è molto forte inside, contro un Fate che alla peggio ha laneato in un modo tale che esce pari con la LeBlanc nemica. Comunque da mid lane hai più livelli di tutte le altre corsie, mid lane e top naturalmente, da solo lane avrei dovuto dire, hai più livelli delle altre corsie, quindi sei pericoloso side. Insomma, sono composizioni che indubbiamente hanno tanti lati positivi nell'essere giocate, ma che lo diciamo sempre anche qui nel CK, hanno anche grosse responsabilità annesse al giocare questo tipo di comp. Probabilmente, di nuovo, la chiave per questo tipo di meta nel meta è prendersi quel paio di late game fighters forti come era Kennen prima. Gnar non è all'altezza di Kennen perché porta quasi solo lo stordimento, il CC. Kennen porta anche tanto, tanto, tanto danno. A sto giro è mancata la sinergia Rumble Gnar, che doveva un po' superare, se vogliamo, anche la resa di un Kennen. Naturalmente sono due campioni anziché uno, però che richiedeva extra coordinazione. Purtroppo non abbiamo mai visto una buona ulti di Summit con soprallivellatore, e questo ha portato i KT a giocare abbastanza in pace fino a che è arrivato il late game. Stiamo vedendo le azioni dove i sandbox kill ne hanno trovate veramente poche. Sono stati molto Pochissimo, 3 a bravi che. 15, giusto? 3 a 15, giusto? Sembra, sì, più o meno. C'è soprattutto da dire, Wally, che qui. Ecco! Hai presente quando Effort ha fatto tutti quei punti di domanda?
Qua si è arrabbiato molto. Effort, lo sappiamo, è leader vocale del team. Dati alla mano uno dei migliori support al mondo, poco da dire. È il support con più titoli di POG per la squadra che al momento è prima in LCK. Se questa non è un'ipoteca sull'essere il miglior support del mondo, non so cos'altro lo sia. Ed è un leader vocale dentro e fuori dal campo. Sicuramente si sarà arrabbiato perché a tratti gli LSB hanno dato l'impressione di giocare in pilota automatico, mentre Effort si sforzava di cercare, perdonate il gioco di parole con il suo nickname, trovare sempre l'ingaggio ottimale, di rompere questa stasi della partita. Era probabilmente il solo ad avere davvero le intenzioni di rompere la partita quanto prima, di rompere il flow del gioco per chiuderla. Ed essendo un po' stato l'unico con questo obiettivo chiaro in mente, il gioco troppo rilassato dei sandbox è finito col fare il gioco dei fuochi. Devono o adottare un paio di contromisure per delle draft da late game, ma c'è troppa roba per draftare late game. Chi l'avrebbe mai visto arrivare questo GP di Dota? Probabilmente devono o trovare un gioco un pochino più concentrato, un pochino più ispirato e aggressivo, o draftare un paio di campioni in più da late, un paio di condizioni di vittoria in più da late. Non soltanto teamfight, schermaglie mid game, tiratori da mid game, power spike da mid game, perché rischiano davvero di farsi scivolare i game per le mani. Stavo vedendo un po' anche quest'ultimo team fight perché i Lee Sandbox provano ad andare all-in, ma non riescono a chiudere, non riescono a trovare le uccisioni. Fosse stata anche solo la kill su 5 kid, questo team fight sarebbe stato completamente diverso, ma invece no, invece i KT sono molto bravi a giocare sui danni che arrivano, sui danni di entrata e di uscita e poi a prendere e dire ok, va bene, allora questo è arrivato il momento di prendere e di entrare perché hanno utilizzato qualsiasi cosa che avevano nel loro kit. Quindi, GG per i KT Rossers che fanno un teamfight La bella. molto buono e ora avremo la bella, infatti. Quindi avremo la fine di questa Best of 3. Quindi tra pochissimo con la bella di questa, non solo Best of 3, ma intera giornata del CK, la prima dell'ultima settimana di regular season. A tra poco.